Ma io faccio una domanda, cosa ci stai a fare? Te che ci stai a fare? Scusi, scusate, ricordo a tutti, scusi, abbiamo posto tre problemi. Ripartire sulla E45. Per sistemare definitivamente la vecchia Trebisse che accontenta tutti, cercare un ristoro, come dicevo sottovoce mentre stava parlando altra gente, partendo soprattutto da quelli che non hanno lavorato. Sono tesi gli animi alla riunione ospitata al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano sulla situazione della E45. All'incontro con il presidente della Regione Toscana e l'assessore Vincenzo Ceccarelli ci sono categorie economiche, sindaci, cittadini. L'emergenza ora si fa sentire, la paura per la possibile perdita di posti di lavoro aumenta di giorno in giorno ed è dopo l'intervento di un rappresentante di CNA Trasporti che i toni si alzano e Rossi perde il controllo. Mi ricordo 10 anni fa si è fatto un incontro a un hotel per dire sempre del 45. La regione dov'era? L'ANAS chi le deve contattare? Le nostre strade regionali noi le abbiamo controllate, a ognuno un po' il suo, è chiaro. La regione si è detta disponibile a quantificare i danni e capire come ristorare coloro che li hanno subiti, partendo dal modello del decreto Genova che però qui non è applicabile. Se l'entità del danno è piccola possiamo anche intervenire come regione senza disturbare Roma, se l'entità del danno è grande, ma io voglio vedere i conti prima di tutto e quindi occorre un sistema per rilevare i conti, bisogna che intervenga Roma perché oltre un certo limite le regioni ovviamente non possono spendere e non hanno le risorse per farlo. In questo senso il modello a cui ci possiamo ispirare, lo abbiamo già studiato in regione, è quello di Genova. Nel decreto Genova, poiché finora la protezione civile ha solo finanziato danni diretti, quindi acqua in casa, acqua nelle imprese, case e stabilimenti distrutti o danneggiati, nel decreto Genova hanno dovuto inserire un capitolo a parte che prevedeva un ristoro per quanto riguarda le imprese danneggiate non dal crollo direttamente ma indirettamente. Quello è il modello a cui noi proviamo ad ispirarci e insomma mi pare che la riunione di oggi sia servita a chiarirci e martedì risaremo qui. Il mio obiettivo è lunedì della prossima settimana portare in giunta una delibera, mi auguro che sia la stessa, dovrà essere la stessa anche in Umbria e anche in Emilia, che definisca il modo con cui questi danni vengono rilevati.